Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Giornalista. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Questa sera parliamo di una realtà particolare, della buona musica, del bel canto, diciamo e usiamo i termini che maggiormente riterremo opportuno. La stagione delle vacanze propone e prospetta anche delle iniziative che vanno al di là di quello che è il futile, il dilettevole. Tra queste iniziative possiamo benissimo annoverare un progetto di una realtà calabrese che valica i confini della nostra regione, si presenta come la realtà della bella musica e del bel canto, trova una debita collocazione in alcune cittadine che vogliono proporre a chi viene da noi per trascorrere le vacanze momenti sì di relax, però rapportati a quello che è stato un periodo d'oro per quel che riguarda la musica in Italia. Questo progetto Calabria Opera Musica Festival, che si avvale della direzione artistica di Domenico Datto e di Orlin Anastasov, pone le tende, così possiamo dire, in quel di Locri, con la presentazione di tre opere, una più importante dell'altra, quattro serate all'insegna della ottima musica. Noi li abbiamo voluto invitare nei nostri studi per parlare con loro e capire come nasce questa iniziativa, quali sono gli addentellati che vengono ad essere rivisitati nelle nostre realtà locali, qual è l'approccio che si ha col pubblico e qual è lo scopo primario in questa realtà agostana e anche nel mese di luglio, si intende. Dicevamo quattro opere: L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, Turandot di Giacomo Puccini, L'ammalato a immaginario di Leonardo Vinci, che mi dicono sia un autore di tutto rispetto e che proviene dalla nostra regione. Ecco, vedete, si va alla riscoperta di compositori importanti e forse pochi di noi sanno che questo Leonardo Vinci è un nostro conterraneo. Sullo schermo vediamo la locandina del programma, che ha come punto di riferimento il 25 e il 27 luglio alle ore 21 presso la corte del Palazzo di Città di Locri, e poi conversando con loro ci soffermeremo ad analizzare le opere e anche di questo programma, diciamo di questa realtà che è tutto di casa nostra.
abbiamo con noi un collaboratore della regia, però che anche l'addetto stampa di questo Opera Musica Festival, annunziato Gentiluomo, e con lui, che poi è il primo ospite, cercheremo di capire come nasce questa iniziativa e qual è stato principalmente l'impatto con il pubblico. Ma perché dico queste cose? Nelle nostre realtà, nei nostri piccoli paesi, io dico del mio paese, che conta a malapena 450 anime, la festa di settembre è stata sempre caratterizzata dalla buona musica e dal bel canto. I più grandi complessi bandistici pugliesi, io direi alcuni anche di caratura nazionale, per le feste di settembre vengono con la loro musica e con le loro opere a rendere la festa felice, però gli intenditori attenti, e non si sente volare nemmeno una mosca nella piazza assopita. E allora parliamo di questa bella musica e di questa iniziativa. Come nasce principalmente questo progetto? Allora, il progetto nasce per un'intuizione di un visionario, del dottor Domenico Gatto, che si occupa di eventi, un giornalista, un critico lirico, che a un certo punto, ormai un paio d'anni fa, ha iniziato a cercare di riportare in auge la realtà calabrese dal punto di vista operistico. Veramente io dico che è stato un visionario, soprattutto una persona di un grandissimo coraggio e valore culturale enormi, che piano piano, prima nella propria Reggio e poi piano piano espandendosi anche al di fuori dei confini di Reggio, quindi toccando la città metropolitana, quindi Locri, ma anche espandendosi a Soverato quest'anno, in quest'estate, a Cirella, quindi vicino Diamante, ha cercato veramente di avvicinare ai nostri concittadini, ai calabresi, l'opera, quindi il melodramma, che rappresenta il vero made in Italy. Lei prima parlava di pubblico, io ritengo sia fondamentale iniziare già a lanciare questo messaggio ai nostri telespettatori, che l'opera nasce popolare, nasce per tutti. È ovvio che per i costi, è ovvio perché l'evoluzione ha portato una distanza nei confronti appunto della cultura alta da parte della maggior parte della popolazione. Mentre l'idea di Domenico Gatto, che io poi ho sposato profondamente, è che si vuole veramente far recuperare questo humus popolare all'opera stessa, avvicinandola a tutti. Vi racconto un'esperienza, perché accanto al lavoro di addetto stampa io sono un insegnante elementare e oltretutto un giornalista appassionato d'opera, e quest'anno ho lavorato con i miei bambini della seconda classe primaria appunto sull'Elisir d'amore, ed è stato magnifico vedere come loro a 7-8 anni si appassionassero a temi, a un linguaggio che è fortemente lontano da loro, nel momento in cui c'è qualcuno che con competenza offre degli strumenti per permettere loro di avvicinarvisi. E questo è un po' quello che io voglio dire oggi nella risposta, parlando appunto del pubblico. Io mi auguro che a queste manifestazioni non vengano soltanto i melomani o gli appassionati d'opera, ma vengano le famiglie, perché l'animo nostro, e soprattutto secondo me della nostra regione, che per tanti versi è stata massacrata da tante situazioni che noi conosciamo, venga veramente a godere di uno spettacolo che è veramente multimediale, perché comprende in sé l'architettura, la sceneggiatura, la scenografia, il canto, il bel canto, l'attorialità, l'orchestra, la musica. E quindi io mi auguro veramente che tante persone possano avvicinarsi per coltivare il proprio animo, perché credo che questo serva. L'arte è veramente la più alta forma di espressione dal mio punto di vista, veramente io credo che sia veramente un ponte col trascendente, e se un ponte col trascendente è sicuramente capace di nutrire. E opere come quelle che citava prima,
del grande repertorio operistico, immaginiamo le Sid d'amore, Turandot, ma anche l'amato immaginario, che comunque a cui noi siamo legati perché vogliamo dare restituire il valore giusto ai nostri compositori, possano veramente essere capaci di stimolare la creatività, stimolare il gusto e perché no, orientare la nostra popolazione verso abiti, quindi abitudini completamente diverse. Abbiamo dato un primo approccio a questo tipo di programmi. Di solito nella stagione delle vacanze si va sul leggero, su quella musica ormai che fa parte del nostro vivere quotidiano, ma ritornare alla musica d'autore in questo caso, alla musica che ha caratterizzato tanti secoli, bisogna pure essere intenditori. Per percepire le sfumature, le piccole cose che l'uomo comune difficilmente riuscirà a penetrare. Noi capiamo di un'opera, come si dice, quel pezzo che abbiamo sentito ripetere tantissime volte dai grandi cantanti sui nostri schermi, capiamo quelle arie, però senza percepire effettivamente qual è il contenuto dell'opera stessa. Andare al teatro, in questo caso pure in una corte come quella del comune di Locri, e con un libretto in mano, significa anche seguire un percorso storico che ci consente successivamente di percepire i vari passaggi, i vari momenti che compongono l'opera. Siamo noi preparati per un discorso, per un approccio di questa portata? Allora, guardi, io le rispondo perché io seguo l'opera da ormai 20 anni e sono arrivato al Teatro Regio, perché vivo a Torino, al Teatro Regio di Torino, grazie a un amico che aveva dei contatti per andare a vedere le generali al teatro. E lui mi fece vedere per la prima volta l'Olandese volante di Wagner, che è un testo, posso assicurarvi, molto complesso, dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista interpretativo, poi tutto quanto in tedesco. Io posso assicurarle che dopo aver letto la trama e chiaramente avere la possibilità attraverso il sottotitolato, perché nei grandi teatri c'è, noi non abbiamo questa possibilità qui, ma non importa, cioè nel momento in cui noi riusciamo a conoscere la trama e permettiamo alla musica, permettiamo al canto di entrare dentro di noi, io posso assicurarle che non c'è bisogno di tutta questa sofisticheria. È ovvio che ciascuno, in base alla propria consapevolezza e alla propria coscienza e alla propria conoscenza musicale, apprezzerà aspetti diversi dell'opera, però nel momento in cui, per esempio, e noi anche per questo abbiamo scelto di aprire l'Ocri Opera Festival con l'Elisir d'Amore, che è un melodramma giocoso di Donizetti, abbiamo scelto appunto di aprire questo nostro festival con un'opera che sia veramente alla portata di tutti, perché poi è la storia d'amore tra una villana proprietaria terriera e un giovane contadino, ed è ho dovuto che poi a un certo punto attraverso tutto un gioco di piccole sorprese arriverà un gradasso che cerca di conquistare Adina, appunto Belcore, Nemorino rimane totalmente disorientato, ma poi arriverà il dottor Dulcamara, che è un farfallone, un farabutto, che sostiene di avere veramente la ricetta per tutti i mali, tra cui anche il mal d'amore. E quindi cosa succede? Che questa è una storia veramente quasi fiabesca, dove c'è un elemento magico, perché questo elisir d'amore di cui lui aveva sentito parlare dalla stessa Dina, che appunto ricorda a tutti quanti la storia d'amore tra Tristano e Isotta, e a un certo punto si fa coraggio, cerca di acquistarlo e si accorge in un attimo che è sufficiente veramente essere se stessi per poi conquistare la donna che si ama. Ed è nella regia di Marzocchi. Veramente si farà tantissima attenzione alla psicologia dei personaggi, che effettivamente all'apparenza sembrerebbe un gioco di schermaglie amorose, mentre invece questa partitura e anche la storia, che poi chiaramente si concluderà bene con questo grande matrimonio, con questa festa di unione, che celebra l'unione tra Adina e Nemorino, immediatamente si celebrerà l'amore, si celebrerà l'unione e tutti quanti
quanto finirà al meglio. Una storia come questa, voi capite che, ed è per questo che l'ho usata per introdurre l'opera ai miei bambini, è una storia che può essere veramente colta e accolta da tutti. Ed è ovvio che, come lei diceva prima, una furtiva lacrima è l'aria che è la romanza che più si conosce, appunto quando Nemorino a un certo punto vede che Adina finalmente si è accorta di lui. Però all'interno poi scoprirete che nei duetti, nei terzetti e poi anche nelle cavatine dei vari personaggi troverete una musicalità che avete già conosciuto e soprattutto a cui noi siamo abituati, perché il melodramma, io li sottolineo, è nostro e quindi noi in qualche modo ce l'abbiamo. L'Ottocento italiano è caratterizzato proprio dal melodramma che veicola con queste grandi opere e sono presenti in tutti i più grandi teatri del mondo. Che assolutamente, se ne possa pensare. Noi abbiamo insegnato, cioè l'Italia ha insegnato, i compositori italiani hanno insegnato e addirittura quelli stranieri, uno per tutti Mozart, tantissime opere di Mozart sono in italiano, così fan tutte, una per tutte, quindi per farci capire la cultura italiana e quindi la lingua italiana, che forse è la lingua che meglio si adatta a recitar cantando, ha fatto storia. E quindi noi abbiamo appunto veramente rilanciato questo messaggio, recuperare l'alta cultura, però permettendo a tutti di poter goderne, anche perché i prezzi, per esempio, che normalmente nei grandi teatri ruotano intorno alle 80, 100, fino ad arrivare a 220 euro, noi abbiamo cercato di contenere a 20-30 euro, per esempio, per l'Elisir d'Amore, cifra che a nostro avviso, considerando che l'allestimento ha un costo. Allora, parliamo dell'allestimento, andiamo anche sul pratico, perché vedo due giornate, 25 e 27 luglio, diciamo, per chi ci ascolta da casa, presso la corte del Palazzo di Città a Locri viene proposto l'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Diciamo qual è questo, il coro, come l'orchestra, certo, come è posta, chi sono poi i protagonisti di questo bel canto, ecco. Assolutamente, allora innanzitutto la regia è firmata da Franco Marzocchi, che è un regista che ha lavorato con Ronconi, che ha un'esperienza sia in termini direttivi che in termini di organizzazione di eventi veramente importante, oltre che trentennale, e si è avvicinato prima facendo teatro a livelli, adesso si è avvicinato negli ultimi anni anche all'opera. Poi la direzione dell'orchestra è firmata da Alessandro Tirotta. Alessandro è un bass baritono, anche un figlio d'arte, perché tutta la famiglia Tirotta la conosciamo, la famiglia di Reggio, una famiglia che ha veramente rappresentato la musica della nostra regione, e da qualche anno si è avvicinato alla direzione d'orchestra. Oltretutto piace moltissimo all'orchestra del Teatro Cilea, anche perché è fondamentale che ci sia questo connubio tra direttore e orchestra, perché il direttore veramente è colui che è il trade union all'interno di un'opera tra i coristi, gli interpreti solisti comprimari e quindi chiaramente i musicisti, ed è lui che ha nelle mani tutto l'allestimento, che poi viene invece ambientato e diretto dal regista. Però l'opera, io credo di poter affermare che si concentra veramente all'interno della figura, soprattutto sulla figura del direttore. Poi nel cast, io vorrei che poi dei cast vi parli maggiormente il direttore artistico e anche dei costi, perché mi sembra più doveroso, io cito soltanto qualcosa. Il cast, come di tutte le altre opere che noi proporremo, è un cast glocal, mi piace usare questo termine che deriva appunto dalla sociologia, che unisce il globale e il locale, perché noi abbiamo accanto a un soprano bulgaro giovanissimo, ma che sta veramente riscuotendo tantissimo successo in Germania, e accanto a un baritono turco, abbiamo anche degli artisti nostrani. Massimiliano Silvestri sarà Nemorino ed è di Diamante, una voce interessante, un tenore potente e soprattutto un bel cantista, quindi sicuramente appropriato per questa partitura. E poi
poi Elena Morabito, che è un soprano che farà Giannetta, che è questa amica di Adina, che sarà un po' lei a scoprire alla fine che il contadino un po' rintronato, un po' sognatore, che appunto ne Morino, diventa un ricco ereditiere, perché lo zio ricco muore e lascia tutto quanto allo stesso ne Morino. E quindi da lì emerge anche, e noi vogliamo, come regia, vogliamo veramente occuparci di sottolineare anche questo, un po' la pressione sociale, questa vox populi che si diffonde e che sicuramente è anche un po' caratteristica dei piccoli paesi, dove la pressione sociale è evidente, perché in una grande città, in una metropoli, tu sei un numero, in un paese, lei citava prima, di 450 anime, ci si conosce tutti e la pressione sociale è evidente, cioè i ruoli sono molto, molto ben definiti e molto ben riconosciuti. Ma al di là di tutto questo, io credo che assuma pure una grande importanza socializzare delle esperienze, avvicinare le persone alla musica, questo qui diciamo al melodramma italiano, riuscire a capire, far propri alcuni momenti che hanno visto il nostro paese primeggiare per questo filone musicale. E un altro aspetto che forse sfugge in queste nostre realtà locali. Io ho un nipote che frequenta la quarta elementare in quel di Roma. La scuola è una scuola molto importante, però abituato e voluto portare i ragazzi ad privilegiare, ma per capire e far propri alcuni passaggi della buona musica al bel canto. In che senso? Rendendo come interpreti ragazzini di scuola elementare a far parte di un coro su grandi teatri romani, mentre la voce solista, il cantante di turno, portava per esempio delle belle arie. Io ricordo, perché questa è un'esperienza di questo giugno scorso, mentre il protagonista cantava Mia bella principessa, i ragazzi lì su quel grande palco erano attenti, seguivano, canticchiavano, però le famiglie partecipavano, anche perché dovevano pagare il biglietto, e riempivano le sale. C'è un modo per riappropriarci di un costume che dovrebbe essere un nostro stile di vita, ma nello stesso tempo, attraverso la voce di piccoli protagonisti, avvicinare anche il grande pubblico al bel canto. Guardi, io la stupirò. I mattinè che gestisce Alessandro Tirotta, che è appunto il maestro, il direttore d'orchestra dell'ISIR, sono mattinè di grandissima qualità, che hanno coinvolto, lui porta avanti progetti operistici da diverso tempo, e hanno coinvolto tantissime scuole. Io so che di scuole di bianco raggiungono il Teatro Cilea, piuttosto che altri teatri che affitta chiaramente Alessandro, per poter, come dice lei, avvicinare i piccoli, grandi, giovani, studenti, appunto all'opera, che fa parte del nostro patrimonio culturale. Quindi esempi di questo genere anche in Calabria ce ne sono. Peccato che cosa succede? Che venendo dalla scuola posso dirlo, le risorse sono sempre poche, la difficoltà di organizzare trasferte, pagamenti di biglietti, pullman, eccetera, che rende veramente molto faticoso il lavoro dell'insegnante, che a volte vorrebbe poter lanciarsi in iniziative, come dice lei, così importanti, socializzanti al bel canto, al melodramma, eccetera, e poi torna indietro, fa retrofront perché non riesce a gestirlo. Io posso anche dirle un'altra cosa, che c'è per esempio la scuola Senocrito di musica a Locri, che sta facendo un programma preziosissimo ogni anno, porta avanti un concorso di canto e strumento molto molto importante, invita regolarmente per delle masterclass geni della musica internazionale. Questi sono tutti eventi della nostra terra che ci fanno capire che c'è un fermento, come c'è un fermento anche nella fucina dei conservatori di Cosenza, di Vibo, di Reggio, di Catanzaro, perché c'è una bella realtà, le voci e gli strumentisti della nostra terra sono veramente prestigiosi, e una volta che riescono a prendere il volo si fanno riconoscere in modo evidente. È il grande problema che forse noi dovremmo, e quindi io vi ringrazio per questo invito, dovremmo veramente sensibilizzare maggiormente la nostra popolazione
per riscoprire il valore della musica in primis e del melodramma dopo. E quindi questo penso. Io dico pure, riprendendo questo filone, questo discorso, che noi dobbiamo dire anche che è stata felice la scelta dell'amministrazione comunale di Locri, che ringrazio, di porre sul panorama o inserire in calendario queste quattro splendide serate che sono al di là e vanno al di là di quel nostro costume estivo, avvicinando le persone, diciamo in questo caso le famiglie, alla buona musica, anche se siamo sempre consoni a trascorrere il nostro tempo con la passeggiata sul lungomare, a grandi concerti, ad altre grandi cose, trascurando un filone che poi diventa non musicale ma di per sé culturale, che schiude una pagina del nostro costume, ci fa capire un mondo che ci appartiene, ma nello stesso tempo noi siamo quasi disusi a rendere protagonisti le nostre comunità locali, preferendo altri filoni di ricerca e altri aspetti culturali. Puntare su quattro serate di ottima musica, io credo che faccia anche onore a chi li ha posti, a tutta una comunità. Locri, piaccia o non piaccia, è una di quelle realtà culturali alle quali dobbiamo attingere se vogliamo capire da dove veniamo per poter vivere il presente. Ecco. Guardi, io non posso che sposare tutto quello che dice e non posso che ringraziare tutta l'amministrazione calabrese e soprattutto l'assessore alla cultura Anna Rosa Sofia, che si è spesa veramente per cercare di lanciare e poi rilanciare l'opera nella nostra Locride. Io voglio parlare veramente di tutta la Locride, non voglio parlare soltanto di Locri, perché uno spettacolo come un programma come questo, così raffinato, che avvicina il grande repertorio, la Turandot, che è un'opera pucciniana dalla grande valenza. Chi non conosce in Italia l'area di Calaf? Ecco, vediamo ancora la locandina che compare sui nostri schermi, e lo diciamo ancora: l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, Turandot di Giacomo Puccini, l'ammalato immaginario di Leonardo Vinci. Ecco. Sì, infatti io voglio appunto sottolineare, chi non conosce l'aria che poi finisce con All'alba vincerò, cioè tutti, fa parte proprio del nostro tessuto. E oltretutto vi dicevo, veramente questo sodalizio tra l'associazione Traiettorie, rappresentata appunto da Domenico Gatto, l'assessorato alla cultura rappresentato appunto dall'avvocato Anna Rosa Sofia, e poi l'orchestra del Teatro Cilea, il coro del Teatro Cilea, quindi hanno portato veramente, hanno reso possibile un progetto così importante. Voglio ricordare che Anna Rosa Sofia, io l'ho affiancata proprio dagli inizi, ha già un percorso alle sue spalle, ha iniziato con la Traviata, seguito con Rigoletto, poi il Barbiere di Siviglia, e adesso però finalmente il suo sogno si realizza, un festival d'opera che farà parlare di Locri, secondo me, oltre la nostra regione. Allora, a questo punto proponiamo un pezzo che nel nostro telegiornale ha trovato un debito riscontro. La Calabria si sta palesando un set cinematografico d'eccellenza. Vanessa Incontrada, in quel di Monasterace, è stato il punto di riferimento, l'attrattiva principale, anche sì. Era una bella donna, una grande attrice. E allora vediamo che cosa è successo in quelle di Monasterace e quali sono gli elementi, anzi per noi diciamo è un set cinematografico, vediamo che cosa hanno tratto i nostri giornalisti in quelle di Monasterace, che perlomeno in questa giornata è il punto attrattivo della Regione, intendo dire questo, in questo caso provincia, che si affaccia sul panorama del buon, bel, grande cinema.
Folla in subbuglio a Monasterace, dove ieri ha fatto tappa Vanessa Incontrada, la famosa attrice è impegnata con le riprese della serie TV della Rai Angela, che vedrà tra i protagonisti anche Giuseppe Zeno, Katia Ricciarelli e Sebastiano Somma. A metà tra road movie e favola nera, Angela è una storia popolare moderna che racconterà l'esperienza riparativa di una donna rispetto alla sua maternità perduta. Una donna, Angela, che ha perso il figlio Matteo di 9 anni da pochi mesi in un incidente stradale. Una tragedia che l'ha spezzata e ha condizionato per sempre il suo carattere solare ed empatico. Si rifugia così nella casa di famiglia in un paesino su un'isola dell'arcipelago toscano, dove Elena, una misteriosa vicina, la convince a ospitare per una notte i suoi bambini, Bruno e Valentina. Quella che doveva essere però una nottata tranquilla si rivela l'inizio di un incubo. Il regista Andrea Porporati e la produzione hanno comunicato che le riprese della fiction dureranno complessivamente 3 mesi. Si svolgeranno tra Lazio e Calabria e tra le fortunate location di ripresa ci sarà proprio Monasterace. Benvedere. Siamo rientrati in studio, abbassiamo il volume dei nostri televisori per ricondurre in porto quel progetto di Calabria Opera Music Festival. Abbiamo detto con la direzione artistica di Domenico Gatto e di Orlin Anastasov. E allora abbiamo voluto anche aver con noi in studio Domenico Gatto, che è il direttore artistico di questo festival, di queste opere. E allora andiamo a capire, a percepire gli umori, conoscere il cast che di solito poi rende protagonista l'opera stessa, di queste 4 giornate che vedono Locri protagonista della musica classica, dell'opera cosiddetta di qualità, se così possiamo definire. E allora lo ringraziamo anche il direttore artistico Domenico Gatto, che è anche un giornalista, per rendere dotti, amici telespettatori, voi e noi, di questo programma di musica operistica. E allora iniziamo col dire come vengono realizzate queste opere, chi sono i protagonisti delle stesse e qual è il contributo che gli stessi artisti danno per rendere queste opere non soltanto fruibili, ma opere di qualità, di efficacia e di efficienza, per rendere ancora una volta questa fascia ionica regina protagonista di un nuovo filone culturale. Allora, come vengono realizzate queste opere? C'è tutto un lavoro dietro molto molto grosso, perché l'opera lirica è una, come si dice, è un prodotto artigianale, perché va fatto sul momento, è tutto appunto fatto, diciamo, a mano. Ed è uno degli spettacoli più complicati, è lo spettacolo dal vivo più complicato che possa esistere, perché nello stesso momento lavorano insieme da un minimo di 50 persone ad un massimo, dipende poi dai titoli. Ora ci sarà Turandot, che è uno dei titoli più difficili da mettere in scena, è un titolo mitico perché ha un coro enorme, un'orchestra enorme, e tanti protagonisti. Quindi alla fine, per dire, quando la sera del 3 agosto, nello stesso momento lavoreranno 150 persone. In quelle 2 ore di spettacolo ci saranno 150 persone che lavorano allo stesso momento, e coordinare il tutto è una cosa complicatissima. Io dico sempre, sono uno che vive nel mondo dell'opera, perché sono sempre stato appassionato, poi ho avuto la fortuna di essere organizzatore, però anche critico musicale, e sono stato per la rivista per cui ho scritto, la rivista internazionale Opera World, sono stato referente, sarei ancora, però non riesco più ad andarci perché ormai organizzo referente per il Teatro alla Scala di Milano. Quindi cioè, è un mondo complicatissimo da fare. Riuscire a realizzare un'opera per bene è molto complicato, perché è appunto un prodotto che va sul momento, bisogna coordinare tutto. Se una persona sbaglia, può cadere la catastrofe, quindi è proprio una cosa che al dettaglio deve essere studiata. Non è facile fare un'opera, e non per vantarmi, è una cosa difficile. E riuscire a realizzare un progetto del genere è complicatissimo, e farlo bene diventa molto complicato, perché c'è bisogno di avere delle professionalità di alto livello.
Io sono molto orgoglioso di dire che accanto a me nella direzione artistica c'è Orlina Nastassov, perché Orlina Nastassov non è una persona normale in questo mondo. Orlina Nastassov, per chi conosce l'opera, è Orlina Nastassov, è uno dei bassi più importanti del mondo, è un cantante lirico fra i più importanti, è un cantante che ha cantato alla Scala, ma non ha cantato alla Scala in una recita particolare, ha cantato alla Scala il 7 dicembre, e cantare alla Scala il 7 dicembre, cioè il giorno dell'organizzazione, cantano soltanto quelli che sono cantanti di livello superiore. Io l'orgoglio di dire che io sono riuscito a fare quest'anno a Reggio Calabria, lo scorso anno, cioè Reggio Calabria, una stagione in cui ho avuto in cartellone ben 7 cantanti che hanno cantato alla Scala. Di questi 7 cantanti, 3 cantanti hanno cantato il 7 dicembre. E non è semplice per una realtà piccola come quella, perché noi siamo una realtà nel mondo dell'opera, una realtà infinitesimale, si può dire, piccolissima. La Calabria nel mondo dell'opera non esiste. Cioè, il Rendano ha avuto un periodo d'oro, adesso è scomparso pure lui, e all'interno dei circuiti nazionali e internazionali la Calabria non esiste. Noi, con sforzi enormi e grazie anche a conoscenze personali realizzate in anni di lavoro, si è riusciti a creare questa cosa e a portare talenti straordinari. Abbiamo avuto Laura Giordano che ha debuttato la Traviata a Reggio Calabria, abbiamo avuto un Don Giovanni con Roberto Scandiuzzi, lo stesso Lina Nastassov e Paoletta Marrocu nello stesso cast, che sono 3 cantanti mostruosi, cioè di un livello esagerato. Abbiamo avuto la Nonna di Beethoven con Roberto Accurso, abbiamo avuto Anna Maria Chiuri nel concerto di Natale. Cioè, siamo riusciti ad avere delle eccellenze che cantano in tutto il mondo. Ma queste serate rimangono pezzi soli? Sì. Voglio dire, no. Fanno parte di un circuito. Queste serate appartengono a questo festival grosso. Noi l'anno scorso abbiamo chiamato Reggio Opera Musica Festival perché era tutto a Reggio. Quest'anno invece sarà tutta la Calabria, lo chiameremo Calabria Opera Musica Festival. Locri, nella Locri ci sarà la parte grossa, perché 3 titoli, 3 cose saranno qui, e questo però faremo pure una Tosca assoverata alla Summer Arena, faremo appunto Tosca che Turandot la porteremo al Teatro dei Ruderi a Cirella nella zona di Diamante, Turandot la riprenderemo poi alla fine, a fine estate, fine agosto, anche a Reggio Calabria, a Cadona Teatro. È un progetto che vogliamo fare in tutta la regione, perché appunto siamo resi conto che c'è una lacuna enorme. Non è che si dice qua nella Locride, però l'opera manca dappertutto, l'opera fatta in un determinato modo, e quindi noi la facciamo. Per quanto riguarda i cast di Locri, noi appunto, come ha detto il gentiluomo, ci sono delle realtà locali e delle realtà internazionali. E abbiamo nell'Elisir d'Amore una protagonista che viene dalla Bulgaria, una giovane cantante che abbiamo l'orgoglio di dire che ha vinto il secondo premio quest'anno al concorso che noi organizziamo a Reggio Calabria, e sono da 3 anni che organizziamo pure un concorso di canto lirico straordinario, internazionale. Ora non voglio lodarmi, però che abbiamo delle giurie composte da direttori di teatri importantissimi a livello mondiale, e abbiamo avuto dei bei partecipanti, e appunto quest'anno realizza Ralinova, che farà la protagonista dell'Elisir d'Amore, ha vinto il secondo premio. Noi ci teniamo molto pure a fare ascoltare questi giovani. Accanto a lei ci sarà appunto un tenore calabrese che è Massimiliano Silvestri, che sta avendo una bella carriera a livello appunto fuori dalla regione, a livello nazionale e anche fuori dai confini regionali. Questo, nella Turandot ci sarà invece un cast in cui la protagonista Turandot sarà Svetlina Vassileva, che è una cantante che ha cantato il ruolo di Turandot fra i teatri più importanti del mondo, e che verrà qui appunto a fare questo ruolo, che è difficilissimo, perché il ruolo di Turandot per mettere su un programma di questa portata si parla di oltre 150 tra cantanti, solisti, musicisti e chi più ne ha più ne mette. Si tratta di un'organizzazione di non poco conto, i cui costi riesce ad ammortizzarli trattandosi non soltanto dell'opera in sé che noi vediamo, ma che a monte ci deve essere pure un grande progetto organizzativo, riuscire a coniugare le esigenze di tutti.
cantanti, musicisti, sì, apparato scenico, mi pare che non è cosa di poco conto. No, è complicato, bisogna fare molte prove, pure a livello economico è una cosa che costa molto. Quindi delle volte quando si pensa i biglietti sui prezzi sono alti, noi abbiamo cercato di contenere i prezzi, però fino a un certo punto certo non possiamo mettere il biglietto a 5 euro, questo va detto, perché diventa poi alla fine uno impazzisce, perché è vero, i costi sono alti. Io devo dire che in regione possiamo contare su grosse professionalità in questo ambito, che sono appunto l'orchestra del Teatro Francesco Cilea, in cui la spalla, primo violino, è Pasquale Faucitano, che è un violinista straordinario. L'orchestra è un'orchestra di vero alto livello. Io che ho sentito orchestre, tutte le orchestre italiane, posso dire che non ha niente da invidiare a tante orchestre più blasonate. Il problema di un'orchestra è che suona poco, perché non essendo un'orchestra stabile, non essendoci delle, fino allo scorso anno, adesso quest'anno anzi siamo riusciti a farla suonare molto, avendo fatto 4 titoli a Reggio Calabria, però è un'orchestra che suona e quindi, cioè, diciamo era un po' arrugginito, adesso si sta riprendendo ed è un'orchestra ottima. Il Coro Cilea è una delle realtà regionali, delle realtà nazionali più importanti che ci sono a livello coristico e di coro lirico, e soprattutto ed è sicuramente la più importante del sud Italia, e quindi già questo toglie tanti problemi, perché si sa che si può contare su delle due realtà grosse, grosse e preparate, che uno sa che quando arrivano la cosa la sanno, perché delle volte se no diventa complicato. Io tengo molto a sottolineare che per la Turandot ci sarà anche un coro di voci bianche, che siamo riusciti, perché c'è il coro dei bambini, e questo coro dei bambini siamo riusciti a farlo a Locri, con dei bambini di Locri, e questo io ci tengo molto molto. No, io perché dicevo poc'anzi, no, ad annunziato Gentiluomo, sì, questa iniziativa dei ragazzi, sì, quel piccolo coro, io l'ho visto a Roma, sì, nel teatro, non ricordo adesso il nome, qual è, dove il grande cantante, sì, proprio nella Turandot, sì, si avvaleva di un coro di ragazzi di scuola, sì, elementare, però il teatro era gremito, in quanto le famiglie, certo, partecipavano in massa, sì, a quella realizzazione, certo, di questo, sì, progetto, ecco. Certo, no, noi abbiamo il coro di voci bianche, che è stato fatto con bambini dell'istituto comprensivo De Amicis Maresca, e appunto è stato creato per l'occasione, per la Turandot, e lo useremo pure per la Tosca che faremo a Soverato, e spero che si crei, appunto abbiamo parlato con il maestro preparatore, che è Alessandro Bagnato, che lo sta curando questo coro, e spero che si possa creare una sinergia e che questo possa continuare, perché ci sono tante opere, pure di grandi, a parte queste due, Turandot e Tosca, che sono il grande repertorio, ma la stessa Bohème, la Carmen, cioè, se uno vuole fare titoli c'è sempre spesso la presenza del coro dei bambini, e quindi è bello se si possa creare una sinergia, e proprio da questa zona esca fuori un coro di questo tipo. E noi appunto, mi è piaciuto molto l'idea che si siano proposti per fare questo, perché serve pure, è vero, per portare le famiglie. Io spero che le famiglie vengano pure a teatro a sentire l'opera, pure se non cantano i bambini. È bello questo, però nello stesso tempo bene. No, che portino, ho voluto pure, dire, sì, che anche un sistema sì, per portare pubblico, sì, ma per riempire i teatri e avere poi anche un ritorno, sì, alquanto economico. Ecco. E comunque dai dati Istat che hanno fatto sentire, sono usciti queste settimana, parlando degli spettacoli, dicevano che diminuiscono in Italia gli spettatori di cinema, però aumentano quelli spettacoli dal vivo, e soprattutto sono aumentati molto negli ultimi anni quelli dell'opera lirica, perché è una cosa che sta tornando, diciamo, di moda, ed è molto bello questo, ed è bello pure che i bambini, per me è importante coinvolgere i bambini, perché i bambini iniziano a vivere in un mondo diverso, vedono delle cose diverse da quello della loro quotidianità, e forse questi bambini possono diventare pubblico di domani o cantanti di domani, e appassionarsi a qualcosa di che sia diverso da quello che ormai circola, cioè stare davanti ai telefonini, cioè vedere cos'è la musica vera, la musica di alto livello. E questo è importante, come è importante che i genitori portino i bambini, perché è bene, dicono tutti, ma è complicato, è difficile, però io ho visto delle scene in altre città. Io a Genova vidi qualche anno fa un Rosenkavalier, che è un'opera di Strauss in tedesco, complicatissima ma molto bella,
con i bambini di alcune scuole che si vede avevano fatto un lavoro, io non lo so, sono arrivato lì soltanto per sentire l'opera, però era piena di questi bambini delle scuole che si vede che gli insegnanti avevano fatto un lavoro di preparazione, e con tutto che l'opera era in tedesca ed era complicato, sono stati attenti, alla fine hanno fatto delle ovazioni ai cantanti ed è stata una cosa veramente da fare venire i brividi. Io spero questo, cioè noi stiamo vedendo, io sono titolare di questa associazione che produce, che si chiama Associazione Culturale Traiettorie, che è quello che si è inventato questo grosso festival, e io spero che questa cosa serva ad avvicinare e che venga pubblico, perché io dico questo, noi abbiamo bisogno del pubblico per campare, e questo io non è che... Sì, però perché, diciamo, un'opera come Turandot, che si avvale di un cast così numeroso, con professionisti, per non è semplice saper coniugare canto, musica, coro, richiede un grande impegno. Vi sono pure delle grandi spese da sostenere, certamente, che sicuramente se non ci sia un ritorno, credo che crolli tutta l'impalcatura, nemmeno anche quella forza che spinge tutti ad operare nella grande musica. Se avviene poi meno anche quella volontà, sicuramente perdiamo una grande fetta di quel mondo che ci appartiene e che ha fatto grande l'Italia nel mondo. Guardi, ecco, noi abbiamo messo come titolo di punta apposta Turandot, perché Turandot è un titolo mitico, cioè la gente sa, tutta la gente conosce ormai sa quelle Turandot, arie, quelle arie, conosce l'aria famosa, ma nello stesso tempo è il titolo, perché Turandot fa pensare a questa Cina immaginaria, a questo posto esotico particolare, cioè sono quei titoli che uno dice, titoli cioè quando devi fare le cose all'aperto, quale pensi? Si pensa a Turandot, si pensa a Ida, e si pensa a Nabucco, cioè questi titoli mitici che appartengono ad un passato immaginario con grandi masse, grandi scene, cioè, e che danno questa sensazione proprio di fuga. Allora dico, vado all'opera d'estate e voglio scappare, entro in un mondo immaginario in cui c'è la principessa cattiva, la schiava che poi si uccide, cioè c'è tutto questo tipo di questo mondo mitico, e qui c'è pure l'aria famosissima che tutti conosciamo, ma non è solo quella, è proprio l'idea di entrare, perché lo stesso Aida non ha un'aria famosissima come Turandot, però dà la stessa sensazione appunto di fuga, è una serata diversa in cui si esce dalle cose e si entra in un mondo. Ma riparliamo di Aida, ma se ci sono le trombe egiziane, certo, sembra che sia... Speriamo un attimo di fare Aida, cioè, no, dico le trombe egiziane, è un sistema scenico che hanno fatto parte di quel nostro immaginario collettivo, e non è che noi parliamo di Aida o di altre cose, vediamo nelle nostre piazze il palco, quelle tre trombe da una parte e quelle altre tre e dall'altra parte, che danno poi quel tono scenico che ci appartiene, perché le abbiamo visto fare, forse senza andare ad interrogarci quali sono le note e che cosa possono rappresentare le stesse, e quel mondo, quella musica che secondo te me ha caratterizzato la vita dei nostri borghi. E sarebbe un peccato far sì che tutto passi nel dimenticatoio, che tutto non ha più senso, cioè la festa o il giorno della festa che ha caratterizzato la vita proprio di intere comunità per tantissimi anni. Dobbiamo riappropriarci di questo mondo. Ma l'opera era un mondo, cioè l'opera nasce come spettacolo popolare. E questo va sempre ricordato, perché era il cinema dell'epoca, perché logicamente non esisteva il cinema, non esisteva, allora la gente andava all'opera. Ed era il mondo, lo spettacolo appunto più popolare che ci poteva essere una volta. Io mi ricordo, mia nonna mi diceva, arrivavano le compagnie nella piazza, la facevano, cioè all'epoca appunto, diciamo subito dopo prima della guerra, insomma, mi raccontava appunto queste cose che era fatta in questo modo. Poi è diventata logicamente... Più si è evoluto il tempo, più da un lato si è allontanata dalla dimensione popolare, perché io mi rendo conto che nei teatri importanti si fanno dei prezzi e delle politiche in cui non si riesce ad entrare, cioè la gente diventa, per la gente persona normale diventa complicato entrare, perché hanno dei costi elevatissimi. Ora non voglio stare qua in polemiche varie, che in note in conferenze con altri colleghi ne hanno sempre parlato di quello che penso di queste cose, però è una cosa che va, perché è uno spettacolo, non perché io ci vivo dentro questo mondo, ma uno spettacolo bellissimo, è un modo, e lo diciamo perché?
debbono venire ad assistere a queste grandi opere, quattro giornate favolose in quel di Locri. Perché è un'esperienza unica, chi non l'ha mai sentita un'opera dal vivo deve farlo, perché non è la semplice rappresentazione teatrale, è la musica, è lo spettacolo, è qualcosa di... sono effetti speciali senza bisogno degli effetti speciali che ci vediamo al cinema. Allora, dalla regia ci hanno detto che il tempo l'abbiamo sforato, ma è valso la pena. Abbiamo parlato di buona musica con Domenico Gatto, che è il direttore artistico di Calabria Opera Musica Festival, cioè questa direzione artistica dello stesso Domenico Gatto con Orlin Anastasov, e in quel di Locri nei giorni 25 e 27 luglio nella corte del Palazzo di Città si potrà assistere all'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, il 3 agosto con Turandot di Giacomo Puccini, il 20 agosto con L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci. E allora che cosa dire? Di ringraziare l'amministrazione comunale di Locri e i direttori artistici di questo Calabria Opera Musica Festival e nello stesso tempo anche i nostri ospiti Domenico Gatto e Annunziato Gentiluomo. E con questa copertina che vedete scorrere sui nostri teleschermi vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi e la buona serata a tutti. Buona serata. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.